Michele Coppolillo, professionista per 10 anni, ora direttore sportivo dell'Italia Nuova e poi un progetto, un cantiere aperto, ma tutto sommato non troppo. L'imbuto si sta stringendo anche per la rappresentativa regionale dell'Emilia-Romagna. Ma sai, i giovani sono un valore aggiunto, noi dobbiamo lavorare alle basi. Attualmente sono il direttore sportivo dell'Italia Nuova, categoria juniors. Come dicevi te prima, nel 2019 stiamo lavorando per un bel progetto, una squadra di under 23, insomma ci siamo, sicuramente si parte, adesso magari non c'è ancora l'ufficialità, siamo ancora sull'ufficioso, però quanto prima sveleremo il tutto. Il ciclismo rimane uno sport di grandissimo sacrificio, di grande fatica. Cosa dici ai tuoi ragazzi, cosa racconti loro in un qualche modo per tenerli uniti e per tenerli agganciati a questo sport? Guardi, io da una parte li capisco, perché la società di adesso offre tanto. Questi ragazzi bisogna lodarli, bisogna dirgli bravi, perché poi alla fine, voglio dire, ritagliano quel poco tempo che hanno, perché poi va associata anche la scuola che viene in primis. Perciò sono dei ragazzi, insomma, lodevoli. E poi bisogna avere un po' di fame, perché secondo me la fame aiuta anche ad arrivare in alto.